i soggetti che hanno operato all'interno di questo evento sono soggetti estremamente qualificati. Io credo che siano molto interessanti. Sono opere che nascono, come ricordava Salerno, dal lavoro di coppie su delle tematiche che non sono le tematiche oggettive di ciò che vengono affrontate nei quadri, ma sulle dinamiche, gli incontri e le appropriazioni, le dissolvenze, come ricordava bene, come ben scritto nelle nostre tesine critiche, e quindi non solo gli incontri ma anche le appropriazioni, cioè le sopraffazioni. Certamente questa idea di appropriarsi ognuno dello spazio dell'altro è un'idea impegnativa, c'è una profonda sofferenza in questo incontro. Non è un incontro come per dire ci prendiamo a braccetto e andiamo. E questo Salerno l'ha sottolineato bene dicendo che in realtà è la metafora della vita. Perché quando io creo una coppia di rapporti, ha voglia di dire condividiamo, poi alla fine io devo rinunciare a qualcosa di mio a tuo favore e viceversa. Quindi è bene questa interpretazione della metafora della vita, mi piace molto. Perché guardate, la sofferenza non è solamente di colui che viene coperto, ma anche di colui che copre. Perché colui che si appresta ad eseguire un gesto di copertura si chiede profondamente: farò bene, farò male, sarà giusto, sarà sbagliato, e anche lui lo fa con sofferenza. Ma è una sofferenza che viene comunque accettata, perché non è, come ricordava un mio amico che non c'è questa sera, un'appropriazione indebita, è un'appropriazione condivisa. Quindi significa che io accetto in qualche maniera, e la capacità di fare un passo indietro è una capacità profonda dei rapporti sociali ed è quella che spesso ci manca. Quindi è bene che l'arte dia un senso e un segnale da questo punto di vista.